di praticamente. Allora. Bella? Sì. Quindi, tutti quelli lo chiamano. Allora, io sono stata invitata da Giuseppe Guccione a riprendere un po' il discorso di ieri. Sono Silvia Brozzone, sono dell'Istat, sono la responsabile per l'Istat per la rilevazione degli incidenti stradali con lesioni a persone. Giuseppe Guccione mi ha chiesto di riprendere un po' le tematiche di ieri facendo un focus sul bacino dell'Europa, del Mediterraneo, proprio per gli ospiti internazionali. Infatti ho preparato delle slide in inglese, ma parlerò in italiano, tanto abbiamo anche il traduttore. Volevo riprendere un pochino il discorso di ieri, vi faccio vedere solo questa slide per i colleghi internazionali per farvi capire dov'è l'Italia, dove siamo, che tipo di trend abbiamo per quanto riguarda l'incidentalità stradale. Nel 2014 abbiamo avuto 3.381 vittime, lo ripeto ancora, solo 20 vittime in meno rispetto al 2013, con uno 0,6% di diminuzione di morti sulle strade, quindi una fase di stagnazione purtroppo, meno 17,8% rispetto al 2010, anno di benchmark della decade sulla sicurezza stradale, e meno 52,4% rispetto al 2001, quindi un 50% raggiunto un po' in ritardo, ma comunque consolidato. Ripropongo anche questa slide che mi sembrava indicativa perché riguarda l'insieme dei paesi della UE 28. La riga blu, la linea blu è dove dovremmo tendere, quindi il dimezzamento delle vittime sulle strade, e la linea arancione invece la situazione effettivamente riscontrata, quindi uno scostamento nei primi anni della decade, un ritorno sulla retta via nel 2013 e poi però di nuovo una situazione che tende a un aumento addirittura delle vittime o se comunque una stabilità in Europa. Oggi presenterò qualche dato a livello di UE 28 con evidenziati giallo i paesi dell'Europa meridionale, del bacino mediterraneo. Non ho portato nessun dato per altri paesi del bacino extra EU, quindi ad esempio Israele, Marocco, che partecipano anche attivamente a dei gruppi internazionali. Parlavo proprio questa mattina con Lucia Pennisi e mi riportava che nei gruppi IRTAD, ad esempio, un istituto che fa parte dell'OCSE, partecipano attivamente anche altri paesi, quindi sicuramente potremo portare magari in futuro anche dati, Lucia mi conferma. Per quanto riguarda la situazione nei paesi appunto dell'Europa meridionale, abbiamo comunque, facendo un focus solo su questi, diciamo che abbiamo la Francia che ha per il 2014 un aumento dei morti sulle strade rispetto al 2013 e una fase di stagnazione, proprio come vi dicevo prima, per Italia, per Portogallo, Slovenia, Spagna. Quindi siamo in una situazione sicuramente di fermo, dovuta anche al fatto che questi paesi comunque hanno avuto una diminuzione consistente nei primi anni della prima decade sulla sicurezza stradale, quindi rimane lo zoccolo duro che probabilmente è più difficile da erodere, quindi dobbiamo ancora fare di meglio, diciamo, per diminuire le morti sulle strade. Lì in basso ci sono anche le fonti, quindi se prendete la presentazione avete anche i link alle fonti di riferimento. Passiamo al tasso di mortalità stradale, quindi morti per milione di abitanti. Vediamo che la situazione vede l'Italia alla quindicesima posizione, già appunto l'ho ribadito ieri, siamo sempre abbastanza appaiati, non troppo lontani dalla media europea. Abbiamo la Malta che ha 23,4 morti per milione di abitanti, quindi il miglior valore nel 2014. Bisogna anche dire che i paesi, diciamo, con un numero più esiguo di K
casi sono più oscillatori nel tempo, quindi risente anche di questo la situazione per Malta. Abbiamo comunque Croazia e Spagna con dei valori sotto la media europea, quindi migliori, diciamo, più vicini a paesi come Svezia e Regno Unito, che storicamente sono quelli che hanno i valori migliori, insomma, sono più, hanno strade più sicure. Anche se nel Regno Unito quest'anno ci sono state più vittime rispetto all'anno scorso, quindi anche loro danno qualche segnale di sofferenza. Per la Grecia invece abbiamo 73 morti per milione di abitanti, quindi questa è invece una situazione di disagio, anche se vediamo che sono diminuiti comunque nell'ultimo anno, negli ultimi 4 anni della seconda decade sulla sicurezza stradale, i morti sulle strade, quindi sono diciamo elementi multifattoriali da mettere in comune per delineare il quadro poi della situazione. Vi mostro anche brevemente, poi lascio spazio agli altri relatori, la situazione della diminuzione delle vittime rispetto al 2010, quindi sono due elementi da tenere separati, la mortalità rispetto alla popolazione residente e le diminuzioni poi delle vittime durante gli anni della decade. Quindi vediamo che anche qui l'Italia è sempre più o meno in linea con la media europea, abbiamo un buon risultato per Grecia, Portogallo, Malta e Spagna in questi primi 4 anni della decade, e anche Cipro, Croazia e Slovenia hanno delle percentuali di variazione intorno a tra 27,7 e 21,7%. La Francia invece ha solo un meno 15,2%, quindi la situazione francese sia dalla parte della mortalità, tasso di mortalità stradale che diminuzione non è rosea. Per chiudere volevo farvi vedere delle mappe che magari a colpo d'occhio quindi sono più chiare rispetto agli istogrammi o alle parole. Vediamo chiaramente che esiste una situazione di vantaggio per il nord Europa, la parte del bacino mediterraneo più o meno in una situazione intermedia, ma sicuramente, come abbiamo visto, non sempre vicino alla media europea, e un disagio invece dei paesi di nuova adesione dell'est europeo. Questa è la mappa invece della mortalità dei pedoni, e quindi ancora più accentuato questa differenza. Volevo anche mostrarvi questa infografica che abbiamo prodotto in italiano e in inglese per i dati italiani, è disponibile sul sito dell'Istat, perché magari può essere utile per darvi anche un elemento in più per conoscere la realtà del nostro paese. Grazie. Grazie di nuovo a Silvia.